Ciao ragazzi, siamo tornati con la parte numero 15, sì, 15 del Let's Play di Mother 3. Avevamo appena iniziato il quarto capitolo e avevamo iniziato a prendere controllo di Lucas e Bonnie. Questa è la nuova piazza di Tasmiri, con Fassad che fa il solito predicatore. Comunque andiamo a nord, levati. Qui c'è la stazione e una scena animata. Andiamo, Jackie. Sì, realista. Non può essere. Non poteva essere lui. Ma pensaci. Nessuno non ha visto neanche l'ombra di Duster da quando è sparito 3 anni fa. Deve essere lui. Andiamo, non ha senso. Ah, ciao Lucas. No, non è niente. Perché c'è questa sala del concerto chiamata Club TTV, dietro la fabbrica. E il suonatore del basso assomiglia un po' a Duster. Jackie crede che sia. È convinto che sia Duster. Ma assomiglia esattamente a lui. Penso che dovremmo dirlo al vecchio Wes. Magari lo sapesse davvero. Ma finiremo per deludere Wes se alla fine risultasse sbagliato. Il ragazzo che abbiamo visto per caso somiglia un po' a Duster. Non sappiamo nient'altro di più. Punto. Ad ogni modo è giunto il momento di tornare a casa e mettere qualcosa sotto i denti mentre guardo la scatola della felicità. Mi hai tolto le parole di bocca. Anch'io sto morendo di fame. Beh, arrivederci, Lucas. Di saluto a Flint da parte mia. Ok, ora torniamo in piazza. Che c'è un altro filmato. Punto esclamativo. Fassad, smettila. Smettila di rovinare questa città più di quanto tu abbia già fatto. C'è qualcosa che non va riguardo a questi fulmini, specialmente oggi. Penso che voi ragazzi ci abbiate messo lo zampino in qualche modo. Andatevene immediatamente. Tenete le vostre mani grubby fuori dagli affari di questa città. Salve, signor Wes. Sa, se continua a far uscire le vene sulla sua fronte, la felicità le fuggirà soltanto. Con la quale intendo i suoi capelli in questo caso. In ogni caso, non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Beh, è stato divertente. Per favore, stai attento a non inciampare, farti male o diventare calvo mentre torni a casa. Ehi, smettetela con questa violenza. Non sono un insetto, sono un vecchio uomo. Esclamativo. Quando c'è questo cerchio nero significa che non lo sta dicendo a parole, ma lo sta solo pensando e Lucas lo sta leggendo. Lucas, smetti di girarmi intorno. Non metterti fra i piedi. Lucas, spero davvero che tu possa mettere una scatola della felicità in casa tua. Così potresti essere felice come tutti gli altri qui. Spero sempre che quel giorno arrivi. Certo, come no. Ora andiamo dal vecchio Wes. Intanto qua dietro c'è ancora lo scrigno con la Thunderbomb. Dopo 3 anni è rimasto ancora quello scrigno. Che nessuno sa chi lo riempia. Chi lo riempa. Riempia. Vabbè. No, Lucas. Mi sono messo in ridicolo prima. Quel maledetto Fassad. Trattarmi come un insetto. Come uno stag beetle, che è tipo scarafaggio, non lo so. Qui vabbè, Lucas si racconta tutto. Cosa? Un ragazzo che assomiglia esattamente come Duster? Che quel cretino sia. Lucas. Ora abbasserò la mia voce e ti bisbiglierò. Scusate.
Odio chiedere, ma potresti andare a vedere se questo tizio è davvero il mio cretino, no? Facade Cronies, tipo gli scagnozzi di Facade, mi stanno andando alla caccia, quindi non posso andare da nessuna parte o fare qualunque cosa. Per favore, vai a trovare quel cretino per me. Non ti abbiamo detto di sì. Se trovi Duster, manda que... L'ha chiamato Duster? Oddio. Manda questo piccione per farmelo sapere. Finalmente è arrivato il mio momento di essere utile. Hai ricevuto il piccione viaggiatore. Grazie, Lucas. Ci andrei io, ma tutti mi stanno dando la caccia. Ok, salviamo. Rabbit. Salvi il gioco, figliolo. Sì, salvo il gioco. Ah, da notare comunque che come la casa di... Sì. Come la casa di Wes e Duster si è diventato un centro per anziani. Nella stanza a fianco, quella a sinistra, non l'ho fatto vedere, ma c'era Alec, il padre di Nawa. Ok, ora dobbiamo andare a cercare questo tizio. Prima, però, qui apro uno scrigno. Vabbè, li chiamo scrigni, ma voi potete benissimo vedere che non sono scrigni. Sì, le cose diamole tutte a Bonnie. E poi entriamo nella galleria. Però prima. Aspetta, 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 aspetta! È Mr. T. Non so che motivi hai, ma sembra che tu voglia andare in questo tunnel, vero? So che non mi ascolterai se cercassi di fermarti, quindi ti darò questo invece. Hai tenuto la mappa della galleria. Sai qual è la cosa più spaventosa dentro i tunnel? No, non sono né gli Slytherins né i Mushrooms, che sono dei mostri che troveremo nella galleria, o niente del genere. La risposta è treni. I treni sono la cosa più pericolosa di tutte qui. Quindi stai molto attento a non essere colpito da uno dei treni. Se avessimo cercato di entrarci e di entrare prima, quel Mr. T ci avrebbe afferrato, ci avrebbe trascinato, ci avrebbe impedito di andarci. Comunque, se camminiamo sui binari, c'è una piccola probabilità che arrivi il treno. Se ci colpisce, ci ritroviamo fuori dal tunnel. Se intanto io vado. No! Ci ritroviamo fuori dal tunnel e però mentre il tunnel... sì, mentre il tunnel arriva. Mentre il treno arriva è possibile premere giù, mi sembra. Così lo si può schivare. Ed è una cosa anche abbastanza epica. Ma dubito che succeda, perché ci ho provato prima, le probabilità sono davvero bassissime. Poi tra l'altro io tendo a non camminare sui binari, cioè sapendolo preferisco non camminare sui binari. Quindi mi spiace ma non lo vedrete. No! Li odio. Allora. Bella! Boom! Voilà, doppio colpo. Lasciate stare il mio cane. Bella, tripla. Ma guarda, se la prendono tutti con Duster. Ma... Nutbread. Bella. Siamo a quasi 10 minuti di già. Non abbiamo fatto niente. Ok. Ok. Comunque, guardate quanto è lunga la ferrovia. Chiedo scusa. Dobbiamo arrivare fino alla fine. Ma... Non l'avevo mai notato. C'è scritto M3. In basso a destra. M3, ma per 3. Vabbè. Qui ci dovrebbe essere un regalo. Ok, è possibile prendere quel regalo senza affrontare il nemico. Basta sfruttare i bug.
No! Comunque ve lo assicuro, si può fare. Sfruttando i bug si può. Mangia, va, che non si sa mai. Oddio, no! Questo qui chiama i nemici, bisogna abbatterlo subito. Minchia. Eccotelo. Ok, morto. Ora tocca al fungo. Non capisco qual è il ritmo, non riesco a fargli le combo. Bella. Hai vinto. Buone livello 10. Lucas no. Ma Bredro, oh buono. Wow. Ok. Lucas quanto manca per metà di livello? 96 esperienze, non è tantissimo, dai. Sì. Quanto ci manca? Poco per la... Vabbè. Vabbè, qui almeno uno dopo forza affrontarlo. Sì, sono riuscito a prenderlo da dietro. Cioè, non pensate male, eh. Minchia. Non l'ho neanche fatto girare. Via. Ok, qui succede qualcosa di importante. Woof. Che sarebbe il corrispondente inglese di Bow. Non so se lo sapevate. Bow. Qui ci sono dei vestiti. Dei vestiti da femmina sono per terra. Femmina. Andiamo a controllare. Non l'abbiamo già vista da qualche parte? Sì, in una delle prime parti avevamo incontrato i Magipsy. Questo è Ionia, uno di quelli. Ah, mi avete preso. Mi avete visto nudo. Bello, eh. Tu non sei quel ragazzo che ho incontrato a casa di Eolia 3 anni fa? Ti ricordi? Hai detto che volevi andare al plateau del drago per vendicare tua madre. Eh? Non eri tu? Davvero? Che strano. Probabilmente sta parlando di Klaus. Io sono Ionia, uno dei Magipsy. Se vi ricordate o avete giocato a Mother 2, riconoscerete quella farfallina. Questa è una colonia di farfalle magiche. Spesso vengo qui per essere rivitalizzato dopo che... mi stanco di usare troppo... mi stanco perché uso troppo i poteri psichici. Sei qui perché hai usato troppo i tuoi... Anche tu sei qui perché hai usato troppo i tuoi poteri psichici? Oggi non riesco a parlare, mi inghippo con la lingua. Non hai mai sentito parlare di poteri psichici? Che strano. Sento forti cariche di potere magico venire da te. Aspetta. Resisti per un po'. Non combatte, sarebbe non reagire. Non. Resisti ancora un po'? Ish, cosa vuol dire? Non lo so. Ancora un po' di più? Ok. Qualcosa si è risvegliato dentro Lucas. Lucas ha imparato Life Up Alpha. Lucas ha imparato Healing Alpha. E infine un potere si è risvegliato dal profondo del suo cuore. Lucas ha imparato il potere di PK Love Alpha. Qui c'è scritto PK Love, cioè psicoamore, ma perché all'inizio del gioco è amore la cosa che ho messo come la mia cosa preferita. Se no, se tipo mettevo, non lo so, la mia cosa preferita è la pizza margherita, qui c'è il PK pizza margherita. Lucas ha imparato a usare i poteri psichici, finalmente. Punto esclamativo. Oh mio cielo, non posso crederci. Puoi usare il PK Love. Neanche noi Magipsy siamo in grado di usarlo. Sei un piccolo diavolo tu. Ma che cazzo? Non so da dove vieni o dove stai andando, ma potremmo incontrarci di nuovo. Quindi almeno dimmi il tuo nome. Lucas. Grazie, non lo ricorderò. Ora va. Voglio boil up. Anche io voglio boil upparmi.
Aspettiamo un po' così ci ricarichiamo. Ok. Dovete sapere che quando nei videogiochi, soprattutto negli RPG, dicono ci rincontreremo di nuovo, vi rincontrerete di nuovo sempre. È una legge sicura. Come potete vedere, a volte può succedere di trovare delle farfalle nei regali, ma è una cosa rarissima. E le farfalle sono molto più rare che in Earthbound. Ce ne sono davvero poche. E non vengono a caso, ma si trovano in posizioni fisse, come i nemici. Ok, abbiamo imparato i poteri psichici. Non vi sto a dire cosa fanno Life Up e Healing perché li abbiamo già visti, vero? No, Life Up sì, ma Healing mi sa di no. Life Up, vabbè, ridà vita, Healing cura un problema di stato. E Lava è un potere d'attacco che solo Lucas può usare. E fa abbastanza danni. Ok, ora iniziano anche ad esserci nemici abbastanza forti, quindi. No! Ok, allora. Boom. Bella. Perché è bella, no? Minchia, questa è bella. Oh, bella Lucas, due smash di fila fa. Lucas è livello 11. Ok, usiamo Life Up. No, diamogli da mangiare. Questa parte sta venendo un po' lenta, un po' noiosa. Vabbè, dai. Andiamo. Occhio ai cani che sono pericolosi. Quanto manca? Poco, dai. Occhio fu. Ok. No. No, due no, oh, belli. Ok, uno sì. Faccio vedere com'è il PK Love Alpha. Boom. È devastante. Ti apre il PK Love. L'avrete già capito, ma è il corrispondente di PK Rockin' in Mother 2. In Mother 1 non ha un corrispondente. Sinistra Tasmini, a destra fabbrica. Su scogliere, giù binari. Oddio, queste talpe no! Quanto manca? Poco, dai, ormai ce l'abbiamo fatta. No, non lo devo dire, porta sfiga. Giusto per essere sicuri, perché. Ah, non ci sono neanche nemici, perfetto. Stiamo aumentando il numero di Kettle Snakes. Sono estremamente pericolose. Se ne vedete alcune, state lontano. Credo che siano questi. Sono dei nemici abbastanza pericolosi, quindi preferirei non affrontarli. Qua c'è qualcosa. C'è un regalo. Flea Powder. Non ho minima idea di come si traduca. Cura un problema di status, che è quando arrivano le formiche. No, non formiche. Arrivano le mosche a darti fastidio. Non c'è una traduzione in italiano, quindi. Allora, questo qua se non lo battiamo in fretta chiama compagni, quindi. Ecco. Minchia. Tipo. Ok, Bonnie all'11, perfetto. Regalo. Breadroll. Ora, tu sei un ciccione. Ma sei quello a cui avevo rubato i soldi. Oddio. Andiamo qua sopra e parliamo con la rana. Salviamo. Siamo a 20 minuti. Vi constato un'ultima cosa prima di finire la parte. Quando vedete queste cose rosa qui, sono delle cose da cui potete comprare e vendere. Qui non compro niente, ma vendo niente. No, guarda, vendo giusto il flea powder. 15 DP. Vabbè, io vi saluto qui e ci vediamo alla prossima parte del Let's Play di Mother 3. Se il video vi è piaciuto, cliccate quel bel pollicione in su e ci vediamo alla prossima.